Siamo ritornati in onda dopo una lunga sosta anche per noi, ci siamo allineati un po' a quello che è stato deciso dal campionato, no? E quindi torniamo però, ecco, in vista proprio della partita con il Campobasso. Si giocherà domenica 23, finalmente, dopo aver rinviato due settimane questo campionato anche per le cause del Covid. Io vi auguro un benvenuti a questa quindicesima puntata della quarta stagione del nostro programma USABia Talk Show, dedicato tutto alla USABia. Ovviamente il mio saluto è rivolto sia ai tifosi che alle tifose delle nostre Vespe. Siamo molto curiosi di vedere anche all'opera questa USABia, che si sta ristrutturando e sta cambiando pelle in vista proprio del proseguo della stagione. Però ecco, io non voglio dilungarmi ancora tanto nella mia presentazione, però voglio presentarvi a voi gli altri due membri del nostro terzetto. A questo punto non è più un quartetto, però manteniamo alta la bandiera, come si dice, della nostra trasmissione. Stiamo parlando di Natale Giusti. Buonasera Natale. Ciao Mario, buonasera a te, buonasera Giovanni e un saluto anche al nostro Mario di Capua, nonché a tutti i nostri web spettatori, sempre numerosi anche stasera. Vedo già dai vari messaggi che ci stanno pervenendo che sono collegati con noi per la nostra trasmissione sui vari canali social di Vivicentro, nonché ai telespettatori di Videonola, canale 88 del digitale terrestre, per seguire appunto una ennesima annata, un ennesimo anno solare con noi in nostra compagnia per parlare della USABia, una USABia che avevamo lasciato il 22 dicembre scorso nell'ultima partita interna con la Fidelisandria, con quel pareggio per la verità abbastanza deludente, che veniva tra l'altro tre giorni dopo la brutta sconfitta secca per 3-0, netta per 3-0 contro la Virtus Francavilla. Quindi una USABia che dopo diversi rinvii, diverse settimane in cui il campionato di Serie C, di Lega Pro, è stato rinviato per i numerosi casi di Covid che purtroppo si stanno verificando nel nostro paese, una USABia che torna di nuovo nel campionato, e domenica prossima si riparte da Campobasso, una partita molto importante contro una squadra, diamo già qualche numero, poi ne parleremo approfonditamente dopo. Un Campobasso che tra l'altro sia pure un po' a fatica, sta cambiando pelle anche questa squadra nel calciomercato, e di oggi la notizia di un forte interessamento per l'attaccante Chinellato per il Campobasso, che potrebbe esordire anche a questo punto domenica prossima contro la USAB. Un Campobasso che però ha dei numeri abbastanza deludenti, ricordiamo sempre che è una matricola per questo campionato. Campobasso è la peggiore difesa del campionato di Serie C Girone C, con 37 gol subiti, e tra l'altro una curiosità particolare, nelle gare in casa, visto che la gara si svolgerà in casa, Campobasso USABia, il Campobasso ha vinto una sola partita con la Paganese 2-0, una vittoria datata 3 ottobre 2021, quindi da tempo immemore il Campobasso non vince una partita in casa, e speriamo ovviamente che non lo faccia neanche domenica prossima con la USABia, che chiaramente andrà lì per cercare di iniziare quest'anno solare 2022 con un ottimo risultato, con un risultato positivo. Sono giorni in cui impazza anche il calciomercato, ma di questo parleremo credo abbondantemente di qui a poco, con delle grafiche molto particolari predisposte all'uopo dal nostro direttore Mario Vollon, a cui ripasso la linea. Grazie a te Natale per questa tua introduzione, per questo tuo commento come sempre preciso a 360 gradi un po' su tutta la puntata e su quello che avverrà di qui a breve per quanto riguarda sia la partita nello specifico, ma anche il campionato delle Vespe. Però lo conoscete bene, chi ci segue da tempo sa che vi dà spazio, e quindi se non legge qualche messaggio la colpa è sua, io mi escludo, faccio da Ponzio Pilato, me ne lavo le mani. Stiamo parlando comunque di Giovanni Donnarumma, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi e per darci questo contributo importante a questa nostra trasmissione. Grazie Mario, grazie carissimo, grazie a Natale, un saluto anche a Mario di Capua, e rubo giusto 10 secondi per ringraziare fin da adesso, carissimo Mario, i tantissimi che già hanno scritto sulla nostra bacheca ufficiale della pagina Facebook USABia Live, ma anche
appunto come ricordavate voi, ci potete seguire sia su YouTube, su Twitch, sugli amici di Video Nola, canale 88 Digitale Terrestre, siete tantissimi e ci inorgoglisce questo seguito e i tanti messaggi poi che daremo voce, perché aspettavano il ritorno di questa trasmissione, carissimo direttore, quindi è veramente importante questo ritorno, questo attestato, questi tanti attestati di stima che ci stanno arrivando sulla bacheca ufficiale di USABIA Live. Ovviamente buon anno, perché è la prima trasmissione di quest'anno, ci siamo lasciati a dicembre, come ricordava Natale, con qualche prestazione, risultato non tanto bello, però siamo in piena fase di mercato, ci sono queste famose porte girevoli per i tanti calciatori che andranno via, che ringrazieremo, per quelli che arriveranno, ci sono già qualcuno che abbiamo dato già il nostro personale benvenuto, e vedremo un po' da qui alla fine cosa succederà dal mercato. Ovviamente oltre il mercato ci aspettiamo che noi quest'abbia fin da domenica lì al Romagnolo di Campobasso faccia già un buon esordio in questo campionato, un esordio vero e proprio, visto che, come ricordava anche il direttore, un campionato che vive ancora sulla lunghezza d'onda parallela di quello che è ancora il problema del Covid, che ahimè conosce ancora dei numeri abbastanza importanti, e noi, come in tutte le nostre puntate, facciamo sempre appello alla grande importanza di questo problema, e contemporaneamente anche a esserne lontani, quindi all'uso della mascherina, ad avere sempre il modo corretto di vivere nel sociale, e solo in questo modo possiamo uscirne fuori. Detto questo, Mario, non so se posso andare. Sì, vai Giovanni, vai, diamo spazio a loro che erano anche, come hai detto tu, in attesa, spasmodica per questo video. Li ringraziamo. Allora, salutiamo innanzitutto il primo messaggio in assoluto, Ciro di Nocera, che appunto salutiamo, dice buonasera, dice finalmente, buonasera, finalmente rileggerti, carissimo Ciro. Poi Antonio Iezza, buonasera e benvenuti, buonasera a te carissimo, buonasera anche da Atenese Gaetano, il nostro Francesco Trambarulo, buonasera ai Fantastici 4, felicissimo di ritrovarvi, ecco, speriamo di ritrovare anche una buona Juve Stabia, assolutamente sì. Gianluca Picella, il nostro collega Gianluca e amico, buonasera, buon campionato a tutti, grazie Gianluca. Stabia Amore, Gianfranco Piccirillo, presidente dell'associazione Stabia Amore, appunto, ben ritrovati a tutti voi in studio con tanto Stabia Amore, e a tutti gli spettatori, sempre e comunque forza Stabia. Giuseppe Volpino, buonasera a tutti e sempre forza Juve Stabia. Ancora Gaetano Attianese, a tutti voi, Mister Mascot non ce la faceva più a stare senza di voi, buona serata, grazie carissimo Gaetano, un abbraccio forte anche a Mister, diciamo che anche noi non ce la facciamo più a stare a casa, siamo stati in maniera abbastanza sosta troppo lunga, troppo. Poi devo dire la verità, un po' questa sosta quasi come se mi avesse aspettato, perché avevo detto prima di Natale che purtroppo c'era un piccolo problemino mio che comunque è in risoluzione, e che non avrei potuto partecipare a determinate partite, puntate e via dicendo. Mi hanno aspettato fin quando oggi devo dire che sono molto molto meglio, e almeno posso stare qui davanti al computer a parlare con voi e a svagarmi un po', per non pensare alla mia problematica, che comunque, ripeto, è una cosa leggerissima, semplice, non è una cosa grave, però è comunque una cosa fastidiosa stare lì da solo in casa, non poter uscire, non poter fare tante cose, e poi parlare di quest'abbia, diciamo, è sempre bello. Diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla quest'anno. Vabbè, a turno, ci manca solo Natale, per adesso. Aspetta, con Natale sto facendo i dovuti scontri. Continuiamo a leggere. Antonio Pollo, il papà di Mario, buonasera, ci scrive, finalmente si parla di nuovo della nostra Juve Stabia, che sia un giro di ritorno ricco di vittorie. Tonia Cirillo, buonasera a tutti, buonasera a te carissima Tonia. Poi Gigi Iacomino, il nostro talent scout Gigi, che scrive, con le cessioni di Sarri, Panico e in particolare Rizzo, vedo una squadra indebolita. Questo è il suo pensiero su questi primi movimenti di mercato della Juve Stabia. Poi ne parleremo anche noi di questo e di tutta questa situazione. Fabio Iaccarino, buonasera, bentornati, ben ritrovato a te carissimo Fabio, buonasera anche da Ciro Scelzo. Mario Pelagione, buonasera a tutti e forza Vespe. Raffaele Esposito, buonasera ragazzi, un saluto speciale al direttore Mario Vollono. Ciccio Greco, forza Stabia e buona serata a tutti. Buonasera a voi, arriva anche da Giovanni Di Capo, che salutiamo. Stanislao Barretta, che salutiamo, che dice che è bello rivedervi al timone, ancora auguri per l'onomastico, per la guarigione e per il miglior fortuna alla Vespe, che dopo
anno dopo anno continuo a sperare di rivedere a Brescia. E questo sì. Sono molto legata a Mario. Sì, diciamo che allora, lui è proprio il factotum un po' di tutto Vivicentro, nel senso che quello che sta sempre H24, 365 giorni all'anno sulla piattaforma a controllare chi scrive, chi non scrive, ovviamente scrive anche lui, cura determinate rubriche, e diciamo ecco, è originario comunque di Castellammare, essendo mio zio, però è a Brescia da diversi anni, da sempre praticamente, però ecco, noi scherzammo con lui quando la Juve Stabia ritornò in Serie B, il Brescia salì un anno in Serie A, poi dopo il Brescia è ritornato in Serie B e la Juve Stabia è ritornata in Serie C, quindi abbiamo fatto un po' questo scherzetto. Ovviamente io mi auguro a questo punto che il Brescia risalga di nuovo in Serie A, perché così anche noi siamo in Serie B. Non ho questa velleità di incontrarmi per forza con il Brescia, però è stato sfizioso questa cosa, questo siparietto. Assolutamente sì. Salutiamo anche Benedetto Martorello che ci scrive: buonasera a tutti e bentornati. Buonasera a te. Finalmente insieme, Alessandro Fantaccione ce lo scrive. Ciao carissimo. Ciao, Alessandro. Salutiamo assolutamente ancora Gaetano Attenese, forza sempre Vestabbia, anche se qualcuno che dice che ci siamo indeboliti, Vestabbia darà risposta domenica sul campo, questa è la risposta un po' di Gaetano al nostro amico Gigi. Poi Ciro di Nocera che si esprime già sul mercato, lo leggiamo ovviamente, sul mercato luce ed ombre, Panico e Sarri erano evidentemente difesi solo pro forma dalla società e dall'allenatore, male la cessione di Rizzo e Berardocco. Ma secondo voi è normale prolungare il contratto a ottobre e poi cedere Berardocco a gennaio? Ci chiede. Ed è successo qualcosa o è solo cattiva programmazione? Queste sono domande che ci terremo per il dopo. Salutiamo sì. Anche il carissimo Francesco Donnarumma che dice che devono andare via altri calciatori, tra l'altro scrive Tonucci, Schiavi e Trest, probabilmente che non sono piaciuti a Francesco. Ancora Ciro di Nocera. Posso dire una cosa, ecco, sul caso specifico, come non dare torto, cioè come dare torto a Francesco, perché è andato a centrare tre giocatori che per rendimento e per infortuni purtroppo finora hanno dato poco e nulla alla Juve Stabia. Diciamo Tonucci e Schiavi, Tonucci in particolare qualche partita sì, diciamo ecco, è stato abbastanza positivo, ecco, però tanti errori, tanti infortuni, tanti problemi, con uno stipendio comunque abbastanza alto per lui, quindi Schiavi la stessa cosa, grande promessa, doveva fare la differenza, l'ha fatta diciamo nelle primissime partite, anche se io ricordo l'errore a porta vuota contro l'Avellino con la porta davvero spalancata col tiro fuori, però fece un bellissimo passaggio invece con la Vibonese, diciamo si alterna, però poi alla fine ecco, è sparito un po' dai radar con gli infortuni. Stessa cosa per Trest, è tornato un paio di partite, ha fatto vedere le sue cose, ha fatto vedere che con Caldore poteva reggere il confronto, anche se comunque a Catania fece male Trest in sostituzione di Caldore, però poi alla fine anche lui infortuni ed è sparito. Quindi Francesco ovviamente punta l'attenzione su questi tre calciatori che per ora per rendimento non hanno dato grosso risultato. Se è stato mandato via Panico per lo stesso motivo, perché non penso che qualcuno possa piangere per la partita per la partenza di Panico, però ecco, dobbiamo fare anche un'analisi sugli altri reparti, su altri calciatori. Ecco, è ovvio che smantellarla tutta è un po' difficile, perché poi pensare di mandare via anche tutte e tre Tonucci, Schiavi e Trest e trovare dei sostituti a gennaio sarebbe un po' troppo un azzardo, però pian piano qualcun altro secondo me dovrebbe andare via. Per me non doveva andare via Rizzo, però questa è la mia cosa. Possiamo trovarci diciamo di non chiaro, ecco, comunque che verrà chiarito alle riprese del campionato, è che in questo mese qualcuno abbia recuperato in modo tale da poter essere impiegato più spesso rispetto all'inizio del campionato. Poi vedremo, perché è pur vero che siamo stati fermi un mese, che la preparazione è stata rifatta quasi da capo, e lì poi c'è anche la mano dell'allenatore ovviamente per capire se nel giro di ritorno può fare affidamento su calciatori che abbiano più o meno ripreso una condizione accettabile, perché il giro di ritorno sarà una battaglia, lo sappiamo tutti. Poi Giovanni, per quanto riguarda Schiavi e Trest, c'è anche da dire che era molto difficile
che potessero partire a gennaio, perché sono due giocatori entrambi fermi a lungo, fermi da sì. lungo tempo. Vabbè, e chiaramente è molto mercato. Difficile che si trovi una squadra disposta comunque a sì. prenderli a scatola chiusa, senza sapere poi quello che è lo stato di salute di questi due calciatori, perché Schiavi l'abbiamo perso dai radar veramente da tempo immemore, sì. Trust sì. più o meno siamo là, quindi era difficile comunque sì, che potessero sì. anche questo, a gennaio. Sì, anche questo bisogna vedere chi poi era disposto a prendersi. Quindi giustamente come dice Natale, però fermiamoci un attimo con i messaggi da casa, no? Perché come ha anticipato anche Natale, noi abbiamo preparato delle grafiche su diciamo ecco il calciomercato, cessioni, acquisti ufficiali, e poi ci sono delle trattative che più o meno addirittura d'arrivo, qualcosa diciamo solo provato. Sappiamo che il calciomercato è molto molto difficile, diciamo ecco, da inquadrare già d'estate, figuriamoci a gennaio, in cui ogni società si muove in maniera leggera o con i piedi di piombo prima di privarsi qualche calciatore, e quindi ovviamente le trattative sono lunghe, magari qualche nome che diremo è già sfuggito, è già sfumato, voglio dire, oppure non è più nei radar della US Army, perché poi è in continua evoluzione il mercato, quindi è un po' difficile anche per noi seguire un po' tutta la situazione. Però ecco, su quelli al 100% o comunque al 90%, perché vedete adesso in questa grafica gli acquisti, noi abbiamo messo già Andrea Dini, perché il portiere ormai manca sull'ufficialità, a meno che poi non succeda qualcosa davvero di clamoroso proprio nei minuti finali. Allora, la Juve ha ceduto Edoardo Sarri al Cosenza, che cercava un portiere, e l'ha ceduto però con il prestito, quindi dopo un anno ritornerà, cioè dopo questi sei mesi tornerà alla Juve. E poi ha ceduto Alberto Rizzo al Foggia, che dopo Garattoni, terzino destro, si assicura anche il terzino sinistro dell'anno scorso, e quindi fa questa coppia di terzini nostri dello scorso campionato. Io devo dire che su Alberto Rizzo è un calciatore che per rendimento non ha mai fatto vedere grossissime cose, nel senso partitoni esagerati, però è uno che si è mantenuto sempre e comunque oltre la sufficienza, o quantomeno minimo la sufficienza. Quindi questa cessione mi lascia un po' perplesso su questa, su diciamo ecco, su trovare poi un adeguato sostituto. C'è da dire che comunque, essendo stato preso da Ghinassi, è stato preso poi quando la Juventus è retrocessa dalla Serie B in Serie C, è un ex cittadella, quindi con un contratto magari importante, la Juve sta bene nell'ottica della ristrutturazione del debito. Sappiamo che poi ci sarà comunque il concordato, quindi diciamo che la società sta cercando di dare continuità alla Juve Stabia anche a livello finanziario, quindi non solo a livello sportivo. Potrebbe rientrare questa operazione, che però ovviamente non mi convince dal lato sportivo, perché ripeto, vai a rinforzare una a questo punto non lo so, non è più una diretta concorrente in Foggia, ecco, poi bisogna chiedere anche questo, poi capire se poi ecco si vuole davvero ancora pensare ai playoff, nelle posizioni importanti, oppure si vivrà la giornata cercando di conquistare una salvezza, cercando di risparmiare e poi pensare all'anno prossimo. Ci sta anche un discorso del genere. Poi c'è Luca Berardocco, centrocampista, anche lui non ha, come un po' come Panio, non ha fatto grosse cose qui a Castellammare, ha fatto tanti errori, però sfido chiunque a dire adesso abbiamo un'alternativa lì come regista. Se la Juve Stabia avesse avuto un regista, allora andava via Luca Berardocco, ok, c'è comunque Tizio Caio Sempronio che comunque farà il suo diciamo compito. E quindi Luca Berardocco è andato alla Carrarese, torna alla Carrarese dove c'era già da diverso tempo, e la Juve Stabia anche in questo caso evidentemente, io dico, perché a questo punto poi le certezze non ne abbiamo, ha mirato ad abbassare sempre il tetto ingaggi, perché anche Luca Berardocco fu uno proprio dei primissimi acquisti di Ghinassi nella sua secondo dopo Scaccabarozzi, appunto. Poi il quarto è Giuseppe Panico, come dicevamo prima, Giuseppe Panico che va alla Pro Vercelli nell'ambito di uno scambio, cioè Giuseppe Panico va alla corte dei piemontesi, mentre invece Bilal Errati, che vedrete negli acquisti, arriva invece a Castellammare. Ecco, se vogliamo andare a vedere per rendimento, Panico, l'abbiamo detto, non ha...
ha giocato quasi tutte le partite, ha giocato tutte le partite, però non ha reso per quello che era, erano le aspettative. Beh, invece per quanto riguarda Bilal Errati, questo è un centrocampista, quindi la prova c'è, diciamo, con scambio con Parigi, è un under, quindi dovrebbe far parte, diciamo, del discorso minutaggio, ma non penso che questa sia la motivazione per cui è stato preso. Ma ecco, avendo perso Berardocco, per ora si cerca di tenere un altro centrocampista centrale, qualora squalifica altri problemi, oppure Schiavi che non si riprende, non permettono poi alla Juve Stabia di mettere un centrocampista. Poi, diciamo, per quanto riguarda gli acquisti, c'è Andrea Dini, diciamo, al 90%, poi Ugo dell'Orfanello, questo è un giocatore molto giovane, e proviene dalla OS di Lavello, dove se ne parla molto bene, però, io aggiungo, normalmente qualcuno dice tutto quello che si dice prima del però non conta nulla, dopo il però conta, però c'è un discorso che comunque stiamo parlando di Serie D e non di Serie C, quindi è tutto da testare, è un giovane anche lui, quindi una squadra che una scoperta, e dovrebbe essere lui, in teoria, per ora, il sostituto di Alberto Rizzo, perché è un difensore che può giocare sulla fascia di sinistra, ma anche al centro all'occorrenza. E poi c'è un ritorno che conosciamo bene, Tommaso Ceccarelli, classe 92, arrivò a Castellammare quando la Juve Stabia tornò in B per il primo anno con Braglia, vero, in quel caso aveva solo 20 anni, veniva dalle giovanili della Lazio, si parlava molto bene di lui, però alla fine a Castellammare ebbe poco spazio, anche per volontà di mister Braglia, visto che era appena ventenne e fece davvero pochissime partite. C'è da dire però che... c'è da dire che però poi nel girovagare per quanto riguarda le sue esperienze non ha mai fatto grossissime cose, quindi speriamo che magari qui all'età di 30 anni, adesso tra poco farà 30 anni, magari esploda con la possibilità di vedere magari un nuovo Davì. No, di Davì noi parlavamo anche lui, che non era diciamo eccelso quando c'era Braglia, però poi è tornato e adesso invece, diciamo, è un giocatore che non dico fa la differenza, però è uno che comunque dà il suo contributo ed è importante. Queste, diciamo, sono le ufficializzazioni, mentre invece poi ci sono le trattative, che un po' più quelle chiare. Si dovrebbe cedere il portiere Daniele Lazzari, che è chiaro, diciamo, che ultimamente non è stato neanche più convocato, ha postato le foto anche su Instagram, le parlavamo l'altra volta con l'attuale direttore generale, visto che Vincenzo Toledo è ancora attuale direttore generale, del fatto che lui postasse fotografie su Instagram, e alla fine poi penso che si faccia questo scambio Lazzari con De Silvestro, che è un'ala destra, si farà uno scambio con il Grosseto, quindi questo De Silvestro dovrà essere il sostituto eventualmente di Bentivegna, qualora Bentivegna abbia qualche problemino. Poi, per quanto riguarda sempre le possibili uscite, ci dovrebbe essere, però anche questo è tutto da verificare, l'uscita di Giuseppe Esposito, che non sta trovando tanto spazio. Fra l'altro lui ha fatto bene quando la Juve Stabia ha giocato a 3, nel momento in cui Padalino l'anno scorso passò a 3, ma nella difesa a 4, e quella dove è quella che molto probabilmente continuerà a utilizzare Sottili, non è che rende tanto bene, intanto è che sia con Padalino, ma soprattutto con Novellino e poi anche con Sottili, ha trovato davvero poco spazio. E dovrebbe ritornare poi alla Juventus Mirko Lipari, questo attaccante che voleva un po' più spazio, e quindi la Juve Stabia non pensi gli dia questa possibilità, e potrebbe tornare alla Juventus. Vedremo se alla fine sarà così, se la Juventus poi avrà qualche altra richiesta, magari allora in questo caso si parla del Grosseto. E quindi magari tornare alla Juventus e poi andare a Grosseto. Per quanto riguarda invece gli acquisti, le trattative sono Ciro Panico, che è terzino sinistro del Cosenza, anche se, diciamo, voci da Cosenza dicono che questa trattativa si sta pian piano raffreddando. Lui è un ex Gragnano e ex Potenza dell'anno scorso, faceva il titolare con il Potenza, quindi ha una discreta esperienza in Serie C, Serie B ha trovato davvero poco spazio. Poi c'è ancora questa trattativa intavolata tanto tempo fa, qualche settimana fa, di Lucas Felipe, che è un centrocampista centrale, gioca in Brasile, no, gioca in Portogallo con la Farense, ed è un prodotto dell'Hellas Verona, è un classe 2000, anche lui molto piccolo, cioè molto piccolo, cioè piccolo, quindi anche lui potrebbe essere un under. Poi c'è, diciamo, Elio De Silvestro, se nel caso si fa lo scambio con il Grosseto, e poi c'è anche Michele Peluso, che è un esterno di fascia, anche lui,
però gioca nella Marignanese in Serie D, 16 presenze, un gol e 4 assist. Questo è, diciamo, il suo palmarès. Questo è, diciamo, un po' il quadro che a questo momento ovviamente c'è dato di sapere. Poi ovviamente ci sono tante altre trattative, non possiamo sapere tutto, non è facile sapere tutto, poi ripeto, alcune sono sfumate. Poi c'è da dire che la Juve Stabia, come l'anno scorso, quando le cessioni però gli acquisti sono stati maggiori, ovviamente però siamo ancora al 20, quindi ci saranno ancora altri 11 giorni, come è stato come l'anno scorso, si è cambiato anche un dirigente, praticamente, come dicevamo, il direttore Todero continua a fare il direttore generale, ma lascia il suo compito di amministratore unico a Filippo Polcino, che è stato ex nell'Avellino, nel Campobasso e nel Foggia. Nel Campobasso ha fatto il direttore generale, nell'Avellino invece faceva il delegato dell'amministratore unico, quindi un po' ha portato lui in porto la trattativa, che poi ha fatto fare il passaggio di quote dall'Avellino, dalla vecchia proprietà alla nuova proprietà. Quindi lui comunque è anche esperto di marketing, nel fatto, ha curato l'Università del Sannio, quindi diciamo un dirigente che ha una discreta esperienza. Allora, queste sono, diciamo, le operazioni. Poi c'è un discorso delle nostre considerazioni. Allora, sulle nostre considerazioni, io dicevo già prima un po' di delle varie cessioni di giocatori di una certa elevatura tecnica, per ora non ancora surrogati, però come successe che nell'anno in cui siamo saliti in Serie B, dove abbiamo avuto anche delle critiche da qualcuno per aver difeso l'operato della Juve Stabia perché c'erano ancora dei giorni di calciomercato, io adesso non mi esprimo più di tanto. C'è da dire che però allo stato attuale, se dovesse essere queste le cessioni e questi gli acquisti, la Juve Stabia si è indebolita, senza giri di parole, senza se e senza ma. Poi magari un giovane del genere mi smentisce, io sono l'uomo più contento del mondo, sicuramente il tifoso più contento del mondo. Allo stato attuale però non mi fa stare tranquillo la situazione per vari parallelismi. L'anno in cui la Juve Stabia retrocesse dalla Serie B alla Serie C è stato fermo più di un mese, stessa cosa anche qui, più di un mese, ci sono stati dei svolti a livello di spogliatoio e sappiamo tutti come è andata a finire. Ora, poi vedremo dopo la classifica, la zona playoff dista 3 punti, la zona playout ne dista 5, io adesso non ne riesco a stare tranquillo, fra l'altro con Campobasso che è il prossimo avversario della Juve Stabia, che è proprio in piena zona playout, quindi... Tutte queste situazioni, ripeto, non mi fanno stare tranquillo. Poi io volevo fare un discorso. I campionati si giocano da agosto a maggio, non è da gennaio a dicembre. E perché dico questo? Perché mi sembra che si sta trovando una continuità in questo modo di fare, ma questa è una mia considerazione, un mio pensiero, poi magari chiunque può essere d'accordo con me, può essere non d'accordo con me, che a gennaio, come se si chiudesse il bilancio dell'anno scorso e riprende un altro bilancio, perché l'anno scorso è stato cambiato il direttore sportivo, è arrivato Pavone, sappiamo alla fine che cosa ha fatto Pavone, perché comunque i calciatori sono arrivati, sicuramente non possiamo dire nulla. Quest'anno un'altra volta si cambia il dirigente, si cambia i calciatori, cioè questo continuo rimescolare a me non mi fa stare tranquillo. Ecco il vostro pensiero, veloce veloce, e poi subito andiamo in pubblicità e poi abbiamo il nostro primo ospite. Sì Mario, per quanto riguarda il calciomercato, io credo di essere sulla tua stessa lunghezza d'onda, nel senso che anche secondo me, però premettiamo, l'hai detto pure tu prima, lo ribadisco io, mancano ancora 11 giorni alla chiusura del calciomercato, però a oggi 20 gennaio, sono le ore 21:31, anche io credo che la qualità tecnica della Juve Stabia si sia indebolita. Perché io non sono d'accordo soprattutto su due cessioni, quella di Rizzo e quella di Berardocco. Berardocco probabilmente è stato sacrificato oltre che per la questione del tetto ingaggi di cui parlavi tu, anche perché probabilmente è poco congeniale al 4-2-3-1 che fa Sottili, che ha fatto capire a più riprese che lui vuole due, diciamo, medianoni lì a centrocampo, due giocatori di sostanza, quindi che escludono Berardocco, che si trova meglio nel 4-3-3 quando ha due a fianco a lui che possono giostrare, possono correre anche per lui. Meno ancora sono d'accordo sulla cessione di Alberto Rizzo, perché
Alberto Rizzo lo conosciamo benissimo a Castellammare, è un anno e mezzo che è alla Juve Stabia, magari non avrà avuto un rendimento elevatissimo, ma è il calciatore sicuramente dal rendimento più costante in questa squadra nell'arco dell'ultimo anno e mezzo. Forse qualche volta l'unica pecca che gli posso trovare è quella che spesso riesce ad arrivare sul fondo ma non mette dei cross perfetti per i compagni di attacco. Però questo è un giocatore che la partita la maglia la suda sempre, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. E sinceramente il mercato di gennaio per antonomasia deve essere un mercato che deve portare a rinforzare la squadra, e credo che Berardocco e Rizzo soprattutto ricoprissero dei ruoli che non avessero bisogno di essere rimpiazzati, almeno questo sì. È il mio pensiero. Poi ovviamente c'è un equilibrio di bilancio che va sostenuto, che va portato avanti, perché ne deriva anche il futuro stesso della Juve Stabia, quindi non possiamo disquisire a lungo su queste cose. Però indubbiamente io la penso come te, Mario, a oggi 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura sentiamo, del mercato. Natale, sentiamo che ne pensa pure Giovanni, perché così poi continuiamo dopo la pubblicità. Il mio discorso, il mio ragionamento non va lontano dal vostro. È ovvio che ad oggi, a 10-11 giornate dalla fine, guardando un po' chi è rimasto, chi è andato via, chi è arrivato, che non conosciamo ma sappiamo anche da quali realtà diverse dalla Serie C arrivino, non ci fa stare ovviamente tranquillissimi. Se il mercato di riparazione serve per riparare laddove hai delle deficienze, sicuramente non ti puoi privare di chi è stato titolare per tanto tempo o per chi lì a centrocampo, anche nella sua lentezza dei movimenti, ma aveva comunque delle qualità in Serie C importanti. Poi ecco, Natale faceva il punto tecnico probabilmente su Berardocco, che non era l'uomo adatto nello schema di Sottili, e probabilmente questo pure ha pesato. Però io ad oggi il resoconto che faccio al mercato al 20 gennaio di stasera è che il mercato lo si sta facendo con un occhio grandissimo, se non con tutti e due, all'aspetto economico, perché ormai lo stiamo ripetendo da tempo, c'è questa partita importantissima sul disquisire dei debiti pregressi, che sembra al momento, rispetto a quello che è successo nel mercato, la parte più importante al quale la società tenga in prima battuta. Però è ovvio che bisogna dare anche un occhio al campo, perché domenica si ricomincia, e si ricomincia in un giro di ritorno che sarà tutt'altra musica rispetto all'andata. Vedremo. Al momento io porrei un grandissimo punto interrogativo e di attesa per quello che sarà da qui al 31 gennaio. Ecco, il tic-tac facciamo lavorare. Ecco, però facciamo... Assolutamente sì, anche perché il direttore sportivo sta lavorando, e sicuramente lo sta facendo per il bene della squadra e della società. Bisogna dire che però, diciamo, la sua scommessa già fallita è l'arrivo di Panico, perché è stato un suo acquisto, ma alla fine non ha riso. Però ecco, diamo spazio alla pubblicità. Mi raccomando, come sempre, mettetevi comodi se state in poltrona a vedere la televisione, se state col cellulare non spegnete, non staccate, perché comunque torneremo subito dopo la pubblicità in un niente, in un click. Subito. Come avevamo promesso, siamo tornati in un click subito, immediatamente dopo la pubblicità. Siamo qui per appunto parlare un po' di queste trattative di mercato. Ecco, intanto vi lascio la parola a voi, perché ho una chiamata in sottofondo. Sì, se Natale è d'accordo, andrei a continuare a leggere qualche messaggio. Buonasera. Perché nel frattempo si sono un po' accumulati, ripartendo da Ciro di Nocera, che dice: bene l'acquisto di Dini e Ceccarelli. Abbiamo parlato di Ceccarelli in maniera ufficiale. Dini è, diciamo che è un 90%, anche perché non,
non ci esprimiamo fino a che il buon ufficio, capo ufficio stampa, lo salutiamo, appunto Ciro Novellino, che ci fa arrivare queste ufficialità dalla società. Grazie a lei, l'acquisto di Dini sarebbe ovviamente un tassello importante per la categoria. Gaetano Buondonno, che di Schiavi si sa qualcosa, ci siamo espressi prima, si è dato sapersi che comunque il ragazzo abbia in certo qual modo recuperato la forma fisica. C'è stato questo mesetto di fermo, speriamo per lui e per la squadra che possiamo in certo qual modo avere certezza anche di Schiavi. Saltiamo anche Domine Zurolo, che scherza un po' su quello a modo suo, su quello che lui ritiene al momento squadrone, che in qualche città di qui vicino a noi possiamo andare a giocarci alla grande. Dario De Martino. Giovanni, fermiamoci un attimo perché sì. Abbiamo il piacere di aver avuto la chiamata da parte di Giuseppe Langella, che ecco, sulle nostre considerazioni ci vuole dare qualche informazione in più, e questo ci può solo far piacere assolutamente, perché ci dà un contributo importante a loro che stanno lavorando, diciamo, quindi facciamoli lavorare, abbiamo detto il diktat è questo, e l'abbiamo qui in onda. Buonasera Presidente, diciamo anche lei Presidente perché lo è a tutti gli effetti. Presidente? Non la sento. Sì, buonasera. Ah, ecco, eccoci. Buonasera, Presidente. Sì, sì, assolutamente, sì, tutto a posto. La sentiamo. Sì, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì. A tutti voi, a tutti i telespettatori che vi seguono. Grazie. Sì. No, stavo dicendo. Sì, dica. Sì, volevo fare una precisazione, anche se siamo al 20 gennaio, per quanto riguarda il mercato, sì. Sia in entrata che in uscita. Sì. Allora, per quanto riguarda, giustamente voi dite Rizzo che è stato ceduto, diciamo, al Foggia. Era un giocatore importante per quanto riguarda la Juve Stabia, sì. Però trascurate un elemento, che lui è a scadenza di contratto, sì. A giugno, sì. Dato che diciamo, dalle informazioni che abbiamo avuto, non era disposto al rinnovo, perciò insieme allo staff tecnico abbiamo deciso di sostituirlo quando c'era il tempo di sostituirlo, sì. Diciamo, arriverà un buon calciatore che ancora non è stato annunciato, sì. Diciamo, sarà una valida sostituzione. Certamente noi non ci fermiamo con il mercato, poi sento dire un mercato a risparmio, io non credo che sia una cosa del genere, perché diciamo stiamo puntellando le uscite, cioè Panico, sì. È uscito, che era un esterno, è entrato un esterno, Ceccarelli. Tutto rispetto, sì. Ceccarelli, sì. Penso che voi dite che è già stato a Castellammare, sì. Sì, sì, penso il portiere è, diciamo, è in uscita, che già è uscito, è entrato a Cosenza, sì. Probabilmente verrà sostituito. Anche se abbiamo un signor portiere che è Russo, sì. Penso che lo conoscete tutti. No, anzi no. Sì, certo. Certo, direi, certo. Che ci stiamo indebolendo, non lo so. Per quanto riguarda Berardocco, purtroppo è stata una cessione a malincuore da parte della società, non per quanto riguarda il bilancio, che tutti dicono il bilancio, non è così, perché Berardocco non entrava nei piani del mister, perché il mister, come voi sapete, gioca a due a centrocampo. Sì, quello dicevamo proprio prima, sì. C'ha sei centrocampisti e lui non aveva spazio. Abbiamo accontentato sia lui, e poi c'è stato proposto questa offerta dalla Carrarese che diciamo abbiamo preferito di accontentare prima il ragazzo e poi, diciamo, la società, per puntellare qualcosa di più che serve al mister, sì. Perché è un peccato far rimanere in panchina un ragazzo che, diciamo, tecnicamente non è trascurabile. Sì.
No, no, ma assolutamente, infatti noi diciamo le cose che dicevamo, no, prima, il diktat è vi dobbiamo far lavorare, questa è la cosa. Diciamo lo stato attuale, il fatto diciamo che Rizzo sia andato via, Rizzo era uno di quelli che per rendimento sicuramente era quello che era più stabile, però è ovvio che se la volontà sua è di andare via, come diceva lei, ci possiamo fare ben poco, ecco, sia noi che voi come società. Il suo discorso di Berardò, anche lì lo diceva prima Natale Giusti, il fatto che il mister gioca con questo 4-2-3-1 sicuramente lo spazio non c'è, però ecco, in tanti adesso si aspettano qualche mossa tipo Ceccarelli Panico, no? Questo è il discorso, presidente. Mi sente? Sì, la sento. No, e questo è il discorso che diciamo noi, ci aspettiamo ovviamente, va via Rizzo, arriva qualcuno, non diciamo ovviamente il top player, perché comunque... Sì. Questo è il discorso, se va via Berardocco... Arriva però un giocatore di tutto rispetto. Sì, sul discorso del portiere ci fa piacere che la Juventus non si è privata di Sarri, è stato dato in prestito, e ci fa piacere di sapere che comunque arriverà Dini. E questo lo dico io. Non lo so, è un punto interessante. No, ma lo so, però posso essere sicuro che il terzino che sostituirà Rizzo, anche se dell'Orfanello, sì, è un ottimo giocatore di prospettiva, sì, perché è un ragazzo che ha voglia di crescere e lo sta dimostrando. Diciamo ci sarà in settimana, penso anche lunedì. Sì. Il terzino che diciamo sostituirà Rizzo, ecco, però ci viene da pensare una cosa, presidente. Ma a questo punto, quindi, lei ci sta dicendo che i programmi di inizio stagione non cambieranno, perché poi vedendo, ecco, i playoff a 3 punti, i playout a 5, c'è quella paura, magari, ecco, che l'idea pure della società sia cambiata, cioè, no, di fare un campionato comunque tranquillo, di salvezza tranquilla, ma sarebbe anche giusto, se alla fine poi uno stabilisce questa cosa, di salvezza tranquilla e poi dopo vedere l'anno prossimo quello che si potrà fare. Invece lei ci dice di no, quindi il programma è sempre di fare comunque i playoff. Questo è il campo a decidere. Noi cerchiamo che abbiamo visto il rendimento di qualche calciatore, ma penso che l'avete visto tutti, che diciamo non ha reso come doveva. Certo. E noi abbiamo accontentato un po' tutti cedendoli subito all'inizio di gennaio, perché siamo nella fase iniziale del calcio mercato, perché i primi giorni si studiano solo, ma adesso si inizia la fase calda. Diciamo. Poi che questi qua che sono arrivati arriveranno ancora, sperando di concretizzare qualche altra operazione un pochettino più complicata, che ci alleggerisce, più complicata, e ci alleggerisce un pochettino il bilancio e ci fa pensare a fare qualcosa di meglio, diciamo così, di meglio, di meglio per la squadra. Diciamo noi che non stiamo fermi, stiamo ancora valutando, ci sono diverse opportunità. Certamente dire indebolire la squadra non penso. Poi vediamo, è sempre il campo a decidere. L'esperienza della costruzione iniziale di questa squadra che abbiamo fatto, e poi per il risultato che abbiamo avuto fino adesso, diciamo, c'è la paura di questo più che altro. Però che faremo una squadra, una salvezza tra... Io non mi piace parlare di salvezza, sinceramente. L'ha detto più di una volta lei. Perché la programmazione iniziale non è stata per la salvezza. Poi ci dovremmo salvare sul campo, io questo non lo posso prevedere. Io spero sempre nei playoff. La classifica non lo so come finirà, questo è sicuro, però io spero che la Juve abbia meriti di stare in una posizione playoff, credo. Ma già per gli sforzi, che voi state facendo, sicuramente la partita più difficile che ne vale per tutti noi, per fare una programmazione, perché poi
Sì. Che diciamo, questa è una partita che se va in porto certamente si faranno degli investimenti diversi, si farà tutto diverso, ci sarà una programmazione più limpida. Perché sì, noi dobbiamo pensare che la debitoria della Juve Stabia sì, non è da sottovalutare. Sì, sì, questa sì, è sì, una cosa che tutti quanti noi, certamente tutti quanti voi, preoccupa, guardate certo il campo, guardate i risultati che sono importanti, che ci fanno stare bene a tutti quanti noi. Certo, però certo, noi stiamo pensando un futuro roseo per la Juve Stabia, per sì, tutti quanti noi, eppure fra qualche anno o fra 10 anni che verranno altre persone, per tutti quanti voi più che altro, perché sanare un'azienda, sanare una Juve Stabia è il nostro obiettivo principale. Sì, sì. L'aveva detto anche suo fratello prima di Natale, adesso dobbiamo continuare quel progetto di ristrutturazione per dare continuità di esistenza alla Juve Stabia, perché giustamente come dice lei diciamo, i risultati sportivi sono belli da vedere, ti divertono e tutto, però ecco, bisogna dare anche continuità, perché altrimenti si fanno brutte figure, brutte fine, diciamo, in questo senso. Certo. Però Giovanni, ci sono dei messaggi da casa che leggo per il socio, ma giusto ecco da parte di Antonio Iezzi che dice buonasera presidente, c'è il sostegno di Castellammare per l'Angella, le porto la testimonianza di alcuni messaggi che arrivano sulla nostra bacheca ufficiale, come quello di Benedetto Martorillo che diceva prevedevo che la società guardasse anche il bilancio economico, e loro sono fiduciosi anche da questo lato importante della società, perché noi vediamo il mercato, i calciatori che vanno via, i calciatori che arrivano, ma è importante anche giocare la partita dal punto di vista societario. Cioè, sia Benedetto che Martorillo, ma anche Antonio Iezza, che dice testualmente: buonasera presidente, tranquillo, siamo con voi, famiglia Langella, i calciatori che sono andati via non abbiamo perso un granché, forza presidenti, quindi c'è comunque entusiasmo al di là di quello che è il mercato per l'opera anche di risanamento societario che va di pari passo col mercato, e quindi il supporto c'è da parte della piazza anche su questo, da questo lato. Sì, poi io lo so e ringrazio tutti gli sportivi stabiesi che ci stanno comunque vicino, anche la curva sud principalmente, che sono quelli più che masticano lo stadio, perché ultimamente vedo che è un po' sufficienti per la piazza, sì, per la piazza che è Castellammare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, questo è un grande sforzo che diciamo noi Langella faremo se diciamo il tribunale ce lo permette di fare, perché veramente è un grosso sforzo, ma per il futuro di tutta Castellammare calcistica, questa è una cosa che se va a buon fine ci inorgogliosisce noi, certo, e principalmente deve inorgogliosire voi che siete stabiliti, che ci tenete tanto come noi del resto alla Juve Stabia. Noi ce la stiamo mettendo tutta e diciamo, e oltretutto siamo penso vigili e presenti sul mercato, poi i calciatori che vanno, i calciatori che vengono, alla fine i campioni si vedono sul campo, non si vedono fra i contratti e tutto il resto. Noi possiamo dirvi solo buon lavoro a tutti, tutti della Juve Stabia, anche c'è arrivato questo nuovo dirigente Polcino, però è rimasto comunque Todero legato alla Juve Stabia e ha lasciato, cioè ha mantenuto il ruolo di direttore generale, lo diceva anche in una telefonata privata, io resterò sempre comunque legato ai Langella e alla Juve Stabia, e beh, rimane anche nel ruolo di direttore generale, quindi si continua così ancora. Sì, l'avvocato vabbè, fa parte di noi, fa parte del nostro staff, è una persona vicina a noi, anche se è un serio professionista, però giustamente per motivi di lavoro abbiamo preferito avere una persona di spessore, oltre che conoscitivo sia a livello societario che di marketing, per la Juve Stabia, è una persona che stia presente tutti i giorni a Castellammare per tutte le problematiche sia societarie che
calcistiche per quanto riguarda la squadra, cosa che l'avvocato Todaro in questo momento, dato che ormai la pandemia, anche se c'è ancora e continua ad esserci, diciamo il lavoro ormai è ininterrotto, non ci sono più quei lockdown di prima, e allora lui non può dare tanto tempo alla squadra, e si è deciso in comune accordo, sempre che lui rimane nello staff della Juve Stabia, e noi vogliamo che lui rimanga nello staff della Juve Stabia, abbiamo preferito cambiare almeno la dirigenza come amministrazione, che è la cosa più importante della squadra, con il dottor Filippo Porcino. E allora, che dire, buon lavoro a tutti. Va bene, io vi ringrazio. Grazie a lei. Visto che diciamo siamo nella fase blu, però è importante che qualcuno di noi faccia sentire la nostra voce alla piazza. Noi la ringraziamo per questa, la porta di US per Castellammare, perché ci teniamo, perché Castellammare ormai è una nostra azienda, è una nostra squadra, è una nostra famiglia. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare a tutta Castellammare. Noi ve lo ripetiamo a tutti, ecco, della Juve Stabia, il nostro numero di telefono lo conoscete, la nostra porta è sempre aperta, è sempre un piacere parlare con voi, perché comunque alla fine siete quelle che state sorreggendo la nostra passione, quindi noi siamo giornalisti, è vero, però l'abbiamo sempre detto, siamo anche tifosi della Juve Stabia, come lei, come il presidente, abbiamo sentito anche suo fratello molte volte andare via da cerimonie importanti, anche familiari, per andare a vedere le partite della Juve Stabia. Questo fa capire quanto ci tenga anche lui alla Juve Stabia, e questo ci può fare solo piacere, perché con la passione si va avanti e si fanno grandi cose. Va bene, grazie. Okay, io saluto tutti, un grande in bocca al lupo a voi per la trasmissione. Grazie. E forza Stabia sempre. Sempre, va sempre e comunque. Buona serata. Grazie, grazie. Grazie presidente, buona serata. È stato bello avere questa telefonata in attesa, ecco, poi abbiamo dovuto creare le grafiche anche a volo, quindi magari non sono state così belle come altre che creiamo, però diciamo era giusto far vedere anche chi stesse parlando con noi. E, vabbè, il bello della diretta. Lo conoscete tutti, quindi diciamo è così. Però c'è qualcuno che magari non lo conosce per la televisione, era giusto così. Vabbè, ci ha dato delle rassicurazioni, quindi con quella che noi pensavamo un po', ecco, Natale tu l'hai anticipato, infatti di Berardo, sì, l'avevo intuito sul Rizzo, ecco, io mi ero perso questo passaggio, mi ricordavo che come con Berardocco ci fosse stato il rinnovo del contratto, invece no, questo rinnovo del contratto non c'è stato, e quindi ci ha dato questa spiegazione. Tanti da casa dice potevamo anche aspettare. Rizzo, anche sul Rizzo è stato molto chiaro. Sul Rizzo, molto chiaro che era in scadenza di contratto, e che ha voluto andare via. Quindi io credo che un po' dobbiamo. Ecco, Giovanni, io volevo puntualizzare proprio quello che hai detto tu, che è voluto andare via, perché da casa qualcuno ha detto ce lo potevamo tenere fino a maggio, ma se lui già non vuole stare più a Castellammare perché non vuole rinnovare, è meglio che un calciatore lo mandi via e non lo tiene ancora per altri 4-5 mesi di sua contraria volontà, anche perché poi inizierebbe a tirare, come si dice, la gamba, nella paura poi di avere qualche infortunio. L'unica cosa che ci fa pensare è che un calciatore che ha avuto sempre spazio, ha sempre giocato, e probabilmente non pensava tanto a giocare, ma probabilmente pensava a qualcos'altro, e che probabilmente ha trovato. Forse Giovanni c'era Pavone a Foggia che lo conosceva bene, ma l'ha lusingato abbastanza. Ma diciamo. Non so se sapete, però, il contratto che ha chiuso a Foggia. Foggia ha chiuso 3 anni di contratto con opzione del quarto, quindi lui non cercava di giocare, ma cercava proprio la continuità. Anche se, come sappiamo, i contratti oramai hanno quel valore relativo, diciamo, nel calcio soprattutto. Facciamo una cosa, visto che è considerato che chiamiamolo il secondo, ecco, così, già è collegato, fra l'altro adesso mi sono reso conto, però ci scusiamo con lui perché c'è stata questa telefonata in attesa, preghiamo di mettere comunque il cellulare in orizzontale perché è ancora in verticale, quindi magari non entra, ecco, nell'inquadratura totale.
fra l'altro lui è un amico, uno che anche lui un po' sta scalpita un po' per tornare diciamo, ecco, a seguire la Juve Stabia e a urlare per la Juve Stabia, quindi sapete già chi è. Stiamo parlando di Tiziano Valle, speaker della Juve Stabia, nonché giornalista di Metropolis, infatti lo vedete che è ancora al lavoro, è uno staccano vista lui che l'abbiamo beccato lì. Ciao Tiziano. Buonasera a voi, non so se mi sentite. Sì, sentiamo forte e chiaro, forte e chiaro. No, l'unica cosa, mi voglio scusare, però dovrò essere un po' più breve perché vabbè. Dobbiamo ancora chiudere. Sì, scalpito come tutti quanti per tornare allo stadio, è vero. E dico la verità, anche se l'intervento sarà più breve, mi ha fatto piacere ascoltare Giuseppe Langella perché secondo me ha detto delle cose importanti che poi magari vanno anche approfondite, ha dato dei segnali importanti, soprattutto quando lui dice abbiamo preferito privarci adesso di Rizzo perché in scadenza di contratto. Questo mi lascia pensare che sia il prossimo che arriverà, perché ha annunciato di fatto l'arrivo di un calciatore che lo sostituirà, un investimento anche per i prossimi anni. Questo che cosa significa? Che si sta costruendo, e quando si costruisce io sono sempre poi è bello quando hai detto, Tiziano, pure quando hai detto da qui a 10 anni, quindi ha fatto capo per pensare che almeno avremo 10 anni di Langella. Al di là di 10 anni, che poi sai, questi, però questo è un ragionamento come devo dire, concreto, cioè il fatto che io mando via un calciatore che potenzialmente avrei potuto tenere da contratto almeno fino a giugno per diciamo mettere sotto contratto un calciatore che invece potrò magari utilizzare anche l'anno prossimo, nei prossimi 2 anni, vuol dire che si sta gettando le basi per qualcosa. Per che cosa poi lo scopriremo, lo vedremo, ce lo dirà il campo, però quantomeno si sta costruendo. Sì, vuol dire che non è un discorso legato all'immediato, al di là di quello che sarà questa stagione, nei piani societari c'è l'idea di costruire un progetto già anche in visione del prossimo anno, in prospettiva del prossimo anno, e questo secondo me è un aspetto importante. Poi è chiaro, rafforzare, indebolire una rosa, secondo me lo può dire soltanto il campo. Sì. Io ero pronto a scommettere quest'anno all'inizio della stagione che la Juve Stabia avesse una squadra per poter fare meglio di quello che ha fatto finora, francamente. Sì, no, ma infatti. Il contrario. Certo. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto approfondire, e mi auguro che magari ce ne sarà occasione nei prossimi appuntamenti, ecco, capire se nelle intenzioni della società già per quest'anno c'è anche l'idea di provare a dare qualche alternativa in più in avanti al mister, che penso che sia stata una delle lacune che ha avuto la Juve Stabia nella prima parte della stagione. Aveva un po' gli uomini contati lì davanti, lui che giocava con 4 calciatori offensivi, sostanzialmente non ce n'erano tantissimi a sua disposizione, e alla fine era costretto a far giocare sempre gli stessi anche se non rendevano. E quindi ecco, se nei piani c'è qualche alternativa anche lì davanti, secondo me sarebbe importante anche per le rotazioni e per garantire al mister, ecco, di affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tizia, però qual è la tua sensazione per questa prosieguo della stagione? Ecco, noi diciamo sempre il giro di ritorno è un campionato diverso, l'abbiamo visto già l'Andria che viene a Castellammare e strappa un 1-1. Poteva pure fare qualcosa in più se diciamo, ecco, non ci fosse stata qualche azione così sfumata. Questo fa capire che anche chi sta in fondo alla classifica può venire a casa tua e darti fastidio. Quindi la sensazione tua, al di là di magari dei possibili acquisti e poi, come dici tu, del verdetto del campo per ognuno di loro, è una sensazione di tranquillità o una sensazione di preoccupazione? 3 punti dei playoff, 5 punti dei playout, fra l'altro campo basso, come dicevo prima, prossimo avversario proprio della Juve Stabia che è a 5 punti. Dico la verità, io non vedo tutti questi movimenti di mercato anche nelle squadre che sono sotto in classifica tali da giustificare un allarmismo. Forse solo il Catanzaro, Tiziano, per il resto penso che si sia mosso poco e niente.
Sì, sì, ma... Allora, no, Tiziano diceva sotto, Tiziano diceva sotto. Sì. Non vedo queste particolari campagne di rafforzamento, no, calciatori che stanno arrivando dalla Serie B, dalla Serie A per dare una mano a chi è sotto a salvarsi. Cioè, io onestamente non vedo tutto questo movimento. Poi se mi sarà... mi può essere sfuggito qualcosa, però non lo vedo. Quindi... Certo. Credo che bisogna stare tranquilli, non generare allarmismo. Credo però che la Juve Stabia debba pensare innanzitutto, arrivato all'inizio di questa seconda parte della stagione, ormai ci siamo, si riparte, di mettere in salvezza, diciamo, di mettere al sicuro la partecipazione al prossimo campionato, diciamo, di Serie C. Dico la verità, ai playoff la Juve Stabia ci può pure arrivare, però non mi sembra francamente strutturata per farli poi. Per poter diciamo vincere playoff. Magari si può divertire, magari può far bene. Quello che mi interessa di più, dico la verità, fatto salvo il fatto che la Juve Stabia deve mettere in sicurezza il campionato, è vedere questa fase di costruzione, no, che ci è stata annunciata, che cosa porta. Mi spiego, se la Juve Stabia riesce ad individuare in questa seconda parte della stagione 6, 7, 8 elementi sarebbe l'ottimale, diciamo in grado di costituire quello zoccolo duro da cui ripartire l'anno prossimo con magari nuovi innesti, con magari nuovi calciatori che possono venire a dare una mano, questo mi farebbe molto piacere, al di là di quello che poi sarà l'esito del campionato, ripeto, fatto salvo il fatto che bisogna salvarsi, per qualsiasi altro posizionamento, io faccio questo ragionamento qui, se alla fine della stagione noi arriviamo con 6-7 undicesimi di una squadra che potenzialmente l'anno prossimo può essere competitiva per i vertici, io sono felice. Sì. No, ma anche io. Sì, anche io. Io infatti questo dicevo pure prima di Natale, il fatto di dover ristrutturare a gennaio la rosa, se lo si fa per poi, ecco, programmare già per l'anno prossimo, ben venga a questo punto, perché la programmazione si fa anno per anno, si costruisce pezzetto per pezzetto, ci sono squadre che hanno impiegato 4-5 anni per costruire una rosa importante e poi con quella, con piccoli innesti, sono addirittura arrivati in Serie A, ecco, quindi Sì, è perfetto il tuo ragionamento, è proprio quello che dicevo. Io vorrei arrivare alla fine della stagione, a prescindere, ripeto, salviamoci, vediamo come va a finire, qualsiasi posizionamento, arrivare alla fine della stagione e dire guarda, abbiamo due difensori centrali che sono competitivi in categoria, abbiamo due centrocampisti che sono assolutamente competitivi per lottare ai vertici, abbiamo due attaccanti che ci consentono di puntare su di loro anche per la prossima stagione, per fare il salto di qualità. Secondo me va bene, secondo me è un campionato che ci sta, voglio dire, nell'ottica di una programmazione pluriennale, costruire una squadra, individuare quei calciatori che possono poi formare la formazione, scusate il gioco di parole, che deve fare il salto di qualità e competere con le prime, secondo me è un campionato che ci sta, voglio dire, una scelta onesta, un sistema giusto per programmare diciamo su più anni quello che deve essere il futuro di una società che chiaramente ha delle ambizioni. Come finirà questo Campobasso Juve Stabia? dopo un mese di stop. Prima di tutto bisogna capire un attimino il mister che scelte farà, in che condizione sono i calciatori che sono arrivati e quindi quali magari possono essere utilizzati subito, quali magari invece hanno bisogno di un po' più di tempo per diciamo amalgamarsi con la squadra, ma anche dal punto di vista fisico, io non so onestamente i calciatori che sono arrivati a che punto sono della condizione, quindi molto dipende anche da questo, è una fase di ristrutturazione di una squadra che sta cambiando anche nell'undici titolare, perché noi eravamo abituati a vedere per esempio una catena di sinistra che ruotava attorno a Rizzo e Panico, no? Certo, sì. E sono due calciatori
giocatori che sono andati via, quindi è chiaro che le alternative ci sono, non mancano, perché penso lo stesso Caldore l'anno scorso fece bene anche da sinistra, anche lì a sinistra potrebbe essere riproposto in quel ruolo magari per qualche partita in attesa che arrivi un calciatore che magari possa sostituire Rizzo. Molto dipenderà anche dalle scelte, però io mi auguro che ci sia l'approccio giusto da parte della squadra. Questa squadra ha da dare qualcosa che finora non è riuscita ad esprimere, no? Ci sono calciatori che possono crescere, come ha fatto Stoppa dall'inizio della stagione, ha avuto un crescendo. Ci sono altri calciatori che possono fare la stessa cosa. Mi aspetto di più da Donati, che secondo me è un calciatore che può crescere tanto nella seconda parte della stagione. Chiedo scusa, mi aspetto qualcosa in più a centrocampo, gli stessi Scacca Barozzi, che magari ha avuto un po' più di continuità con Sottili e può fare di più. Mi aspetto qualcosa in più da Bentivegna, che era partito bene, poi calato un po' nel rendimento, poi si stava riprendendo, però con una maggiore continuità può essere un calciatore sicuramente importante nell'ottica di una ricostruzione di questa squadra. Mi aspetto di più anche da Eusebi, magari messo in condizione, adesso anche Ceccarelli è uno bravo nel produrre assist, no? per gli attaccanti, forse un po' meno, va a cercare un po' meno la porta rispetto a Panico, che poi la cercava purtroppo. Non la trovava, però. Forse va a cercare un po' meno la porta rispetto a Panico, però gioca più al servizio del centravanti di Turco, che può essere Eusebi, e quindi può avere qualche situazione in più per fare gol. Io penso che questa squadra, ripeto, abbia da dare di più di quanto ha dato finora, e mi auguro che cominci a farlo già da campo basso. Speriamo di recuperare Schiavi, che è un'altra incognita di questo girone d'andata. Schiavi potrebbe essere davvero uno di quelli, ecco, tornando all'ipotesi all'obiettivo, al desiderio di avere a fine anno 7-8 calciatori su cui puntare per la prossima stagione. Schiavi è uno che potrebbe far parte di quella, di quella rosa, secondo me, almeno per quello che ho visto. Tiziana, che dire, noi ti ringraziamo davvero per questo tempo, scusaci se poi abbiamo ridotto volevamo chiacchierare un po' di più con te, però un po' ti dobbiamo lasciare per la pubblicità, un po' ti lasciamo le tue cose, però eccoci, magari come hai detto tu, appuntamento prossimo, magari ti richiamano un'altra volta, ti rompiamo un po' di più le scatole. È sempre un piacere, grazie a voi e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Grazie, grazie. Ciao Tiziano, ciao. Buona serata, ciao grande. E queste sono le parole anche di Tiziano Valle, che ringraziamo davvero per la pazienza che ha avuto nell'aspettarci, però come ha detto lui, ha avuto anche il piacere di ascoltare le parole di Giuseppe Langella, però come sempre noi ve lo promettiamo, torniamo in un click, quindi restate collegati, non andate via, siamo qui pronti per continuare a parlare poi dell'ultima parte della trasmissione di questa partita col campo basso. E siamo qui, come promesso, leggiamo qualche messaggio, Giovanni, anche da YouTube, perché un po' ci siamo persi quelli da YouTube e da altre parti.
Sì, torniamo a leggere qualche messaggio, recuperiamo quelli da YouTube di Vincenzo Rocco che dice buonasera a tutti dopo tanto tempo di nuovo live, grazie Vincenzo. Forza Juve Stabia, buonasera da Giuseppe Del Gaudio, finalmente rieccovi, bentornati e buon anno da Angelo Mari. Poi c'è Daniele Sgro che ci chiede di Scamacca alla Juve, noi sorvoliamo. Non solo... siamo ancora a questi livelli. Vabbè, però, possiamo fare un pensiero. Lo possiamo fare un pensiero, ma lo possiamo dire, diciamo comunque è un buon acquisto perché è un giocatore che è giovane, che sicuramente nell'ottica della ristrutturazione della Juventus, che deve abbassare l'età media con un Dybala che forse molto probabilmente andrà via, ci sta anche questo acquisto, quindi possiamo rispondere anche della Juventus, ma ne possiamo rispondere un po' di tutto, quindi perché siamo appassionati di calcio a 360 gradi. Intanto ci saluta anche mia madre, sei un grande complimenti da parte di mia madre, vabbè, come si dice, ogni scarafone è bella mamma sua, su mi centro. E poi c'è Catena Somma, hanno sempre diciamo effetto questi saluti. Poi c'è Catena Somma che dice un saluto a Mario Vollono, grazie, e a mio primo Tiziano, purtroppo l'abbiamo letto solo ora Catello, però sicuramente poi gli portiamo i tuoi saluti. E leggiamo qualche altro messaggio da Juve Stabia Live, c'è qualcosa di interessante? Sì, certo, c'è Nellino Siciliano che dice buonasera a tutti, purtroppo la situazione finanziaria è quella che è, le manovre di mercato lo confermano, dobbiamo sentire molto ingaggi e sperare nel concordato, comunque in fin dei conti l'unica perdita sarebbe solo Rizzo, in quanto Berardo comunque giocava poco e non rendeva il centrocampo a due, un po' le parole che abbiamo detto prima col presidente, sempre comunque forza Vespe in qualsiasi categoria, scrive Francesco Trambarolo. Sinceramente io penso che attualmente più di evitare la retrocessione non possiamo fare altro, non possiamo fare, e quindi poi dice altro che playoff, quindi vabbè, diciamo che questi sono tutti i messaggi precedenti anche all'intervento di Giuseppe Rangele, e circostanziate al fatto che poi ecco qualcosa arriverà in questi ultimi 11 giorni come confermato dal presidente, quindi poi valuteremo alla fine, ma sempre nella serenità del discorso, una nostra valutazione su quello che sarà poi la rosa, sempre poi al vaglio poi del campo, che poi sarà diciamo il giudice supremo. Ogni considerazione che posso fare io, appunto, Giovanni o Natale sono sempre relative, poi è sempre il campo. È bene rinviare qualsiasi giudizio definitivo al 31 gennaio, tra l'altro noi il 31 gennaio verso le ore 20, che è l'ora in cui colpo si chiuderà il mercato, saremo al 20 per Juve Stabia Foggia, quindi magari già dallo stadio potremmo dare delle considerazioni definitive, ecco, da questo punto di vista. Assolutamente. Leggiamo qualche altro messaggio, Mario, prima di ridarti la linea. Raffaele Galasso, chiudere il campionato con onore ma senza svenarsi per raggiungere i traguardi obiettivamente un po' lontani, si scrive Raffaele. Poi Ciro di Nocera ancora, a me stava bene una salvezza semplice quest'anno, ma non ho capito una cosa, ma se Rizzo non voleva rinnovare, perché perderlo ora e non a maggio? Questo l'abbiamo detto prima. Abbiamo detto subito un sostituto. No, la risposta è giusta, cioè nel senso che questo poi rimaneva controvoglia e poi avrebbe tolto la gamba su ogni contrasto, lamentando qualche problema, quindi lo tieni a fare. A questo punto aggiunge solo, abbiamo ricevuto una contropartita economica, ci chiede, anche perché Berardocco, se ho ben capito, si è ricevuto una contropartita economica, su fatto economico credo che non abbia. Ma io penso che in Serie C contropartite economiche non ce ne siano. La contropartita economica è un altro tabù da sfatare, perché molte volte non è il mercato di Agus. Qua molte volte si fa come ha fatto, sta facendo da questa app, per togliere l'ingaggio, e quindi non c'è un guadagno vero. Sì, per togliere l'ingaggio, per dare la possibilità al calciatore di scegliere altri lidi, come ha detto il socio Giuseppe Rangel. Quindi sono queste le manovre principali, ma la stessa cosa quando si acquista è uguale, solo diciamo società come magari il Catanzaro o altre come il Bari che vogliono un calciatore, vanno là, lo acquistano anche contro voglia della società titolare del cartellino. Arrivano lì con i soldi, nessuno Bello, Maldonado, eccetera. Fermiamoci un attimo, leggiamo un po' le schede, Giovanni, proprio dell'avversario. Abbiamo detto che domenica alle 17:30 ci sarà questo campo basso di Juve Stabia. Ricordiamo l'andata finì 0-0 con qualche mugugno, furono i primi mugugni dell'epoca Novellino, un campo basso che venne a diciamo, giocare in maniera arcigna qui a Castellammare, fra l'altro fece belle cose,
non dico che poteva vincere la partita, però comunque non fece uno 0-0 fine a se stesso, ma dite del filo da torcere alla Juve Stabia. La scheda dell'avversario. Una neopromossa che ha fatto capire come, mantenendo un po' saldo il vecchio, diciamo, scheletro della squadra precedente, un qualche innesto, puoi fare anche un campionato tranquillo, rompere le scatole un po' anche le squadre. Anche se adesso, anche se adesso ha perso un po' quello smalto, quindi iniziale, un po' l'entusiasmo della proporzione. I numeri, diciamo, sono abbastanza preoccupanti dal punto di vista della salvezza anche diretta per il campo basso a questo punto. Sì. L'attuale club è stato appunto rifondato nel 2013 per rappresentare la città di Campobasso dopo la cancellazione appunto della polisportiva Nuovo Campobasso Calcio. Il soprannome del club appunto sono i Lupi, con il logo ufficiale e storico del club. La squadra gioca le partite casalinghe allo stadio Nuovo Romagnoli, situato appena fuori la città di Campobasso. Il club ha giocato 5 stagioni in Serie B dall'82 all'87, che costituisce l'apice della loro storia calcistica. Il miglior risultato ottenuto nella seconda serie è stato un settimo posto. Il loro più grande successo in questo periodo è stato probabilmente una vittoria per 1-0 contro la Juventus nell'andata di una partita di Coppa Italia. Campobasso, che gioca in Serie D dal 2014, un club che ha ottenuto la promozione in C dopo essere arrivato primo nel gruppo F durante la stagione di Serie D 2020-2021, con la gara del 13 giugno 2021, una vittoria 2-1 sul Rieti. Così il 25 luglio del 2018 è iniziata la nuova era del Campobasso Calcio, con l'imprenditore Nicola Circelli, che ha acquistato appunto una quota di maggioranza del club insieme a un gruppo di finanzieri italiani con interessi anche all'estero, tra cui Inghilterra e Svizzera, e attualmente guidata dal presidente Mario Gesuè. Detto questo, lo score attuale della squadra molisana, che la vede quindicesima in classifica con 21 punti dopo 20 gare disputate, sono 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, con 25 gol fatti e 37 subiti. Nello specifico, in casa ha vinto una sola partita, ne ha pareggiate 4, ne ha perse 5, con 13 gol fatti e 20 subiti. In esterna conta le altre 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, e gli altri 12 gol fatti e 17 subiti. Sarà il secondo confronto in assoluto tra mister Cudini e mister Sottili, dopo appunto, anzi no, era mister Novellino, come ricordava prima, sì, sì, con 0-0 dell'andata, come pure per i due allenatori con le rispettive avversarie. Questo è la città di Campobasso, perché giocheremo il direttore di gara. 17. Direttore di gara, che conosciamo bene, è stato decretato l'arbitro signor Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, 29 anni, l'arbitro abruzzese, è il suo quinto anno di Serie C, conta ben 67 e questo gatti. mi preoccupa, quinto anno di Serie C. Diciamo che uno di quelli che sicuramente sarà annoverati tra il passaggio alla CAN AB per l'anno prossimo, però devo dirti, Mario, che si presenta con delle credenziali abbastanza importanti, però ecco, poi la partita, anche la massima serie, ha fatto vedere delle cose strane nelle ultime giornate, però ecco, diciamo che dai numeri e da quello che è l'età, 29 anni con quasi 70 gare in Serie C, significa che è un arbitro che può avvalersi anche di una certa esperienza. In queste 67 gare ci sono state 33 vittorie delle gare delle squadre interne, 19 pareggi e 15 exploit esterni, con 8 espulsioni e un bel po' di rigori, sono quasi 23 rigori, anzi 23 per la precisione, quindi bisogna stare anche un po' vigili e attenti su quello che succede nelle rispettive aree di rigore. Conta 2 precedenti con la Juve Stabia, le ricordiamo, il 23 dicembre 2018 Juve Stabia Matera 4-0, la trasferta di quest'anno era il 12 settembre 2021 a Vibo Valentia, Vibonese Juve Stabia 1-3, mentre conta un solo precedente per il Campobasso, l'ottobre, 17 ottobre 2021, sempre in casa, un'altra sconfitta ad opera del Bari, 1-3 appunto per i pugliesi. Numeri che al momento danno ancora ragione a un arbitro che potrebbe far caso alla Juve Stabia, però diciamo poi bisogna aspettare la gara. Finiamo per gli assistenti: il signor Giuseppe Licari della sezione di Marsala sarà il primo assistente, Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2 l'assistente numero 2, quarto uomo che opererà tra le due panchine, il signor Mario Perri della sezione di Roma 1. Questi gli arbitri per domenica. Eh sì, guardando un po' invece la classifica, visto che ci siamo fermati il 22 di dicembre, che è stata la prima giornata di ritorno, ecco, quindi faccio uno sguardo. Ecco, in questo momento il Bari è in testa a 44 punti, ma diciamo
sappiamo che è quella che sta avendo maggiore continuità, e quindi in base a questa maggiore continuità si trova lì in testa, anche se diciamo è un campionato abbastanza particolare questo. Poi c'è il Monopoli, che è provincia di Bari, ha 37 punti, però ecco, a 7 punti inizia diciamo a creare questo solco fra la prima e la seconda. Poi c'è l'Avellino a 35, la Turris a 33 insieme a Palermo e la Virtus Francavilla, poi il Catanzaro a 32, il Foggia a 31, il Taranto a 30, il Picerno a 29, e questa è la zona playoff. La Juve Stabia, come vedete, è fuori all'11° posto con 26 punti, poi c'è il Latina a 25, il Catania a 24, il Catania che fra l'altro è stato venduto per la grandissima cifra di 1 milione di euro, è stato messo come base d'asta, un Catania fallito, un Catania che sta continuando in amministrazione controllata e che molto probabilmente poi a fine anno riprenderà sotto un altro nome, sempre in Serie C, e con ecco, questi, chi acquisterà il Catania a spendere la grossa cifra di 1 milione di euro. Vabbè, comunque lasciamo stare. Beh, infatti ci sono i calciatori che stanno andando via man mano, sì, Calabai, Maldonado, eccetera. Sì, assolutamente. Poi c'è il Monterosi Tuscia a 21 insieme al Campobasso e la Paganese, queste diciamo sono ecco le tre che in questo momento sono a pari punti, poi solo per differenza reti il Campobasso adesso è fuori dai playout, ma comunque di fatto quindi la distanza della Juve Stabia dalla Paganese, dal Campobasso e Monterosi Tuscia è di solo 5 punti. Poi c'è il Messina a 17, la Fidelissandria a 16, il Potenza a 15 e chiude mestamente la Vibonese a 14. Per quanto riguarda poi il calendario, abbiamo detto della Juve Stabia che giocherà con il Campobasso, però ci sono anche altre partite, e si inizierà con alle 17:30, quindi con la partita Juve Stabia, ma ci saranno anche Avellino Monopoli, Bari Catania, Campobasso Juve Stabia, poi Foggia Latina, poi Monterosi Tuscia Potenza, poi Pecerno Turris, Taranto Paganese, Vibonese Fidelissandria, poi Virtus Francavilla Messina, e poi di domenica, di lunedì voglio dire alle ore 21, Catanzaro Palermo. Ovviamente come sempre io vi chiedo un giudizio su questo turno. Avellino Monopoli è un sconto interessante, perché l'Avellino potrebbe diciamo ecco non avvicinarsi al Monopoli, visto che l'Avellino a 33 se non sbaglio e il Catanzaro il Monopoli a 30, no, 30, ah, potrebbe scavalcarlo perché l'Avellino a 35, sì. Poi c'è Barricadare solo per il fascino della Serie A, Catanzaro Palermo, cioè, c'è Catanzaro, infatti Catanzaro Palermo penso che sia un crocevia del campionato molto molto importante, anche perché il Catanzaro con il mercato che ha fatto, l'uscita dalla Coppa Italia abbastanza deludente, io credo che Catanzaro, se vuole arrivare dove vuole arrivare, che è stato chiaro col mercato che sta facendo, rischia tantissimo a questo punto il mister. Tra l'altro il Palermo del neotecnico Baldini, che in estate scorsa veniva accreditato per la panchina della US Army, poi sappiamo tutti come andarono le... finita la pausa. Le pause poi dipendono anche da chi te le fa fare, cioè con chi le vai a fare queste pause. Ovviamente il Palermo, lui è ex Palermo, ci ha ripensato. Diciamo che solo gli stolti non ci ripensano, vai, facciamo così. Già, leggiamo qualche messaggio, poi ci mettiamo in contatto con il nostro ultimo ospite, che è il collega di Campobasso. Sì, ancora qualche messaggio, l'abbiamo letto prima in diretta col Presidente perché poi sono arrivati in ritardo, ma c'è quello di Vincenzo Santarpia che dice forza Presidente, i veri tifosi stabiesi sono con lei. Poi ancora chi ama la maglia, chi non ama la maglia è meglio che vada via, questo è Atenese Gaetano che lo scrive probabilmente sempre, vabbè, pensando un po' a quello che abbiamo detto di Alberto Rizzo, ma anche le parole che poi ha aggiunto il Presidente, quando ha detto stiamo anche capendo in altre operazioni sempre per alleggerire il bilancio, quindi è in fase di costruzione la doppia partita, come avevo detto prima, sia dal punto di vista tecnico, ma anche capire un occhio vigile a quello che è la partita al tribunale. Carmine Zurlo che ci scrive: a gennaio non si fanno rivoluzioni, Rubino questo lo sa, a gennaio si interviene su quelli che sono i ruoli che hanno deluso, ma in meglio, in gente collaudata, salti nel vuoto e con gente non di categoria è un azzardo, quindi c'è qualcosa che non torna. Torna solo per il fatto, carissimo Carmine, che il discorso è stato fatto in maniera chiara anche prima dal Presidente, che c'è da sanare un bilancio, quindi non è facile poi andare a sostituire in meglio per chi è andato, perché poi
prende qualche terzino sinistro meglio di Rizzo o un centrale meglio di Berardoc, significa poi andare un po' contro a quelli che erano le analisi di aggiustamento, fatemi passare il termine, di questo benedetto bilancio. Giovanni, fermiamoci un attimo perché abbiamo il nostro collega dal Molise, quindi da Campobasso, una persona che ci ha dato ancora disponibilità, come un po' tutti i colleghi che nel corso degli anni incontriamo e conosciamo, abbiamo il piacere di conoscere. Stiamo parlando di Franco Presutti di Teleregione Molise, lui che è conduttore proprio della trasmissione televisiva, di più di una trasmissione televisiva, ma che si parla anche di sport e quindi conosce bene la situazione del Campobasso. Buonasera Franco. Buonasera a tutti, non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Forte e chiaro. Scusa, mi trovo in una zona dove non ti preoccupare. La rete non prende tanto. Non ti preoccupare. L'importante è poi alla fine riuscire a sentire comunque le tue parole, che saranno molto più importanti del averti in video. Sarebbe stato un piacere averti in video, però ecco, è importante, ecco, l'informazione che ci darai questa sera. Ecco, Franco, noi parlavamo di un Campobasso che inizio stagione, forse sulle ali dell'entusiasmo, stava facendo un ottimo campionato, stava perché diciamo alla fine era anche nelle posizioni diciamo dei playoff, no? Invece in questo momento sembra un po' aver esaurito quella spinta inerziale della promozione e si ritrova in piena zona playout, anche se adesso in questo momento è fuori per differenza reti, però ecco, è a pari punti con Paganese e Monterosi Tuscia. Tuo pensiero, ecco, su questo momento del Campobasso che deve evidentemente anche cambiare qualcosa a livello di rosa, come sta facendo la Juventus, ma tante altre nel girone. Sì, Campobasso che diciamo con l'entusiasmo di questi calciatori molto giovani, è una rosa giovanissima e composta per il 90% dalla stessa squadra che l'anno scorso ha vinto il girone F della Serie D. Ha iniziato bene, poi ovviamente la panchina molto corta, magari ecco, per un tecnico quando fa dei discorsi ai giornalisti dice tutti i giocatori sono importanti, non ammetterà mai, e lo sappiamo Mario, che sì, ci sono calciatori che magari sono titolari e quelli che un po' spessissimo fanno panchina, è chiaro che se fanno panchina c'è un po' di differenza, quindi la panchina corta, tra l'altro ecco, una squadra che è molto attenta al bilancio, punta tanto sui giovani e sul minutaggio, e quindi sono venuti a mancare vuoi per squalifica, vuoi per infortunio, dopo una serie positiva fatta anche di successi importanti, vedi a Monopoli, vedi a Torre del Greco, su campi sì, difficilissimi, dopo un po' ecco, infortuni e squalifiche l'hanno falcidiata e sono arrivati dei risultati meno positivi, ma alla fine per una matricola ci può anche stare, poi se ci mettiamo tutte le difficoltà legate al Covid hanno fatto praticamente il resto, resta comunque, scusa per il gioco di parole, resta come obiettivo la salvezza di questa sì, società che è anche la società è per la prima volta insomma si affaccia alla Lega Pro ai professionisti, quindi l'obiettivo è la salvezza cercando magari di evitare i play-out, ma la società l'ha sempre detto, obiettivo salvezza, giocando o non giocando il play-out, l'obiettivo ovviamente è di restare in questa importantissima categoria. Ecco, la domanda da parte di Natale Giusti, prego Natale. Buonasera Franco, innanzitutto volevo chiederti in relazione appunto alla partita di domenica prossima Campobasso USAB, nell'ultima partita dell'anno solare il tecnico del Campobasso mister Cudini, che per tutto il girone di andata aveva quasi sempre utilizzato il 4-3-3 con l'Avellino nella sconfitta interna con l'Avellino del 22 dicembre scorso, ultima partita dell'anno solare per il Campobasso, si è presentato in campo con un atteggiamento tattico un po' diverso, con una sorta di 3-5-2, 3-4-1-2 con Candellori con la difesa a 3 e con appunto Candellori dietro i due attaccanti che erano Parigi e Rossetti.
questo schema tattico, questo atteggiamento tattico sarà secondo te ripetuto anche contro la Juve Stabia o si tornerà al 4-3-3 che è stato un po' il canovaccio tattico di mister Cudini per tutto il girone di andata? Sì, hai detto molto bene, lui di solito opta per il 4-3-3, il problema è che non aveva a disposizione tutti i calciatori e sì, quindi nelle ultime partite, non soltanto nell'ultima come hai accennato tu giustamente, ma è successo anche in qualche altra occasione, lui ci ha un po' sorpreso e non ha messo diciamo in campo a livello tattico lo schema che lui predilige. Ora credo che è un mio pensiero ovviamente, anche perché devo dire la verità, non so diciamo cosa accade lì da voi a Castellammare, ecco, confrontandomi di nuovo dopo tanti anni con colleghi di piazze prestigiose, questo non può che farci piacere ovviamente, sto notando che tante squadre optano per una conferenza stampa del sabato, no? Cosa che non accade qui a Campobasso, quindi lui non ha mai fatto conferenze stampa, né le ha fatte l'anno scorso, né durante la due stagioni fa, ovviamente stiamo parlando di una Serie B dove ciò raramente accade, ma non lo stanno facendo neanche quest'anno come società. Quindi non sappiamo, spesso ci sorprende Mirko Cudini. Devo dire però che siccome tutti i calciatori, anche quelli che erano positivi al Covid, ne erano 5 e che per diverso tempo non si sono allenati, poi 2 sono guariti, erano rimasti 3 calciatori colpiti dal virus, anche questi 3 si sono negativizzati, quindi ora tutta la rosa a disposizione, compreso Di Francesco, che è una pedina molto importante in attacco, che è stato per lungo tempo fuori dal rettangolo da gioco. Ora credo che avendo tutti i giocatori a disposizione non debba fare delle scelte obbligate magari, e quindi credo che tornerà allo schema suo diciamo tradizionale tra virgolette. Una domanda a parte Giovanni Donnarumma, prego Giovanni. Sì, innanzitutto saluto il collega Francesco, buonasera. Volevo chiederti, cioè, tornando un attimo un po' sui numeri, su queste 5 vittorie, di cui 4 in esterna e una sola in casa, che idea ti sei fatta su questa difficoltà di arrivare ai 3 punti in casa, dove, ecco, sappiamo un po' tutti, in terza serie in casa molte volte si costruisce quel famoso fortino per arrivare alle vittorie e costruire la classifica. C'è qualcosa che, ecco, come ti spieghi la difficoltà di una squadra che non riesce ad anellare vittorie importanti in casa? Ma guarda, molti hanno detto, non dovendo diciamo magari giocare la partita in un certo modo in trasferta, magari giocando di rimessa, è anche una questione psicologica forse, perché contro squadre molto più forti, quindi i giocatori magari non hanno nulla da perdere ed essendo molto giovani scendono in campo senza un peso eccessivo sulle spalle. Queste due caratteristiche, diciamo, un po' quando la squadra deve impostare il gioco e deve giocare per vincere trova delle difficoltà e la gente questo diciamo lo risente, perché ultimamente c'è stato un calo degli spettatori al Romagnoli. Calcola che ti do del tu, calcola che praticamente calcola che nella scorsa stagione davvero in casa era uno dei punti di forza del Campobasso, anche se molte gare le ha vinte in trasferta, e non è abituata la gente, perché nelle ultime esperienze sia con il presidente Ferruccio Capone sia con Adelmo Berardo, parliamo però di una C2, quindi non di una terza serie, diciamo che era stato proprio il fattore campo, la forza quasi sempre del Campobasso, anche perché può contare differenza magari di piazze che non sono certo Castellammare, ma che sono, faccio per esempio, non so, squadre come Monterosi oppure altre, che non hanno sicuramente il pubblico che ha la Juve Stabia oppure il Campobasso, ecco. Quindi la gente un po' diciamo c'è rimasta male, una partita sola vinta
in casa, tra l'altro contro la, la Paganese, una gara che Capopasso ha dovuto giocare in maniera perfetta, altrimenti non avrebbe vinto neanche quella. Quindi se occorre la gara perfetta ogni volta per vincere, capisci che diventa tutto complicato, perché la gara perfetta magari si ottiene una tantum, e quindi poi in trasferta, come ti dicevo all'inizio, è andata molto bene la formazione molisana, e poi un po' le assenze, un po' l'effetto sorpresa, anche se vogliamo, magari può darsi che le squadre hanno cominciato a capire il gioco di Cudini e hanno preso le misure, ecco, ci sono tante, tante possibilità, però sicuramente una squadra che vuole salvarsi credo che non può avere un rollino di marcia in casa come l'ha avuto il Campobasso, e poi non dimentichiamo che ha una difesa che è la più perforata del raggruppamento, quindi quello, capisci che la gente ha perso un po' la fiducia, e naturalmente c'è stato anche per questo motivo un calo dei presenti allo stadio Romagnolo. Allo stadio, bene. Franco, che dire, noi ti ringraziamo per questo tuo contributo davvero importante, ecco, quindi hai fotografato un po' la situazione del Campobasso. Ovviamente domenica noi diciamo sempre che vinca il migliore, poi vedremo il campo chi deciderà, chi ha fatto la gara perfetta, come dicevi tu, se il Campobasso o la Juve Stabia, che in questo momento hanno, secondo me, per i due obiettivi differenti bisogno della posta in palio, però anche diciamo un eventuale pareggio non sarebbe da buttare, soprattutto forse per la Juve Stabia a questo punto, forse meno per il Capobasso. Sì, sicuramente, ecco, il Capobasso ha bisogno di punti, e ha bisogno di punti soprattutto tra le mura amiche. Però sai Mario, il problema è che si viene da una pausa. I giocatori porta incertezza, questo sì. Esatto, i giocatori positivi non si sono allenati, e quindi ci sono delle incertezze. Io credo che sarà una gara da tripla, comunque. Gara aperta, e che entrambe le squadre proveranno a vincere. Poi magari sai, quando entrambe provano a vincere ci può scappare anche il pareggio. Ti volevo solo dire al volo, non voglio rubare spazio, volevo solo dire che praticamente è quasi fatta, parlo di uno scambio che proprio nelle ultime ore ci sarebbe stato tra il Foggia e il Campobasso, che ha preso Mercai, e il Foggia che si è assicurato il giovanissimo, classe 2002, Pablo Vitali, che è davvero una promessa, piace molto a Zeman, piace molto anche Di Francesco, ma proprio qualche ora fa il DS De Angelis, Stefano De Angelis del Campobasso, ha detto che Di Francesco resta a Campobasso, quindi per ora solamente Vitali dovrebbe andare via, che è un giovane che ha fatto molto bene, è stato uno dei protagonisti anche della vittoria a Torre del Greco, ma poi ha avuto meno spazio nelle partite successive. Per ora l'unico movimento di mercato, so che invece ci sono stati insomma movimenti più importanti a Castellammare con diverse novità, questo è l'unico fino ad ora a Campobasso, e potrebbe anche restare l'unico, perché insomma la società ha fatto intendere che si potrebbe anche continuare con la rosa attuale, e qualcuno diciamo l'ha presa non tanto bene, perché i tifosi, come sai, vogliono sempre rinforzi, hanno paura, hanno il terrore di tornare in Serie B, e hanno paura di perdere questa categoria. Grazie Franco, anche per quest'ultima informazione. Ci sentiamo la prossima volta, va bene? Grazie a voi. E Francesco, buonasera. Buona serata a tutti, grazie. E con questo diciamo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ci scusiamo con gli amici da casa che abbiamo abbandonato per larghi tratti della trasmissione, ma tanto ormai ha messo me praticamente la colpa è tua, capro espiatorio. Ti dico solo che sono quelli che li tengo una decina di messaggi più 66, Mario, cioè da fare un'altra trasmissione leggendo solo i messaggi. Daremo più spazio lunedì prossimo nel punto
un giglione Stabiese sicuramente. Eh sì, infatti ricordiamo che domenica noi saremo in diretta dalle nostre case sempre per commentare insieme a voi questo Campobasso Juve Stabia. Inizieremo alle ore 17 come sempre, vi accompagneremo per circa 3 ore, quindi ha voglia di dire cose, sperando ovviamente in un bel risultato, un risultato importante delle Vespe, noi ce lo auguriamo sempre. Quindi appuntamento. Se ci stava, scusa sì. Mario, l'ultimo sì. messaggio che carino, lo leggo, Antonio Iezza dice: Mario, sei troppo buono con il collega, andiamo a vincere tranquillamente, così ci scrive. Speriamo con questa sua speranza. vabbè, diciamo che Antonio è sempre ficcante con i suoi commenti, però ti ripeto, quindi noi l'appuntamento è per le 17, come già anticipava Natale Giusti, riprendiamo la nostra solita programmazione, quindi poi lunedì ci sarà il Pugigliore, giovedì prossimo anche un'ottima di nuovo questa bella live, quindi ci saranno tanti momenti per poter ascoltare sì. i vostri commenti e insieme a voi portare avanti questo campionato passo dopo passo, come diceva anche il presidente, il socio Langella, aspettare magari poi le ultime operazioni di mercato e quindi poi fare anche il nostro bilancio. Ringrazio come sempre Videonola che ci ha dato la possibilità anche questa sera, canale 88 del Digitale Terrestre, di essere comunque in diretta sulla loro storica emittente, su questa storica emittente. Ringrazio un po' tutti, saluto Mario Di Capo che anche questa sera purtroppo ancora continua a non poter stare con noi, gli amici di Radio Città Castellammare. Vi auguro la buona serata a te, a Giovanni, a Natale, a tutti grazie quanti a te. E noi chiudiamo con il solito nostro urlo: Forza, Juve Stabia. Forza Stabia, Juve Stabia, forza Vespe. Buonanotte. A domenica.